Eri benvenuti nel nostro campionato a livello di qualificazione per la Coppa Italia. Andiamo a affrontare l'Udinese che si schiera con De Santis, Sensini, Edinho, Janculoschi, Helweg, Muntari, D'Agostino, Zico, Poggi, Biroff, Di Natale. Formazione veramente forte. Torino che risponde con Sirigu, Benedetti Cravero, Ansaldi, Bruno Zaccarelli, Junior, Berenguer, Vasquez, Lentini e Casagrande. Paolo Pulici si è infortunato, ne avrà per un po' e questa è una brutta pegola, però noi giochiamocela. Vi ricordo che dobbiamo conservare e stare almeno nei primi 8 posti della classifica che darebbero la matematica certezza di entrare nella griglia di Coppa Italia. Andiamo avanti e andiamo con questa partitissima. Udinese che sta giocando abbastanza bene in questo campionato. Avversario che rinuncio a dire che con questi giocatori non possa essere forte. Già l'attuale Udinese, quando la incontri, può farti male, quindi massimo rispetto per tutti. Arriviamo da un bellissimo derby, pareggiato nell'ultimo secondo del recupero, con un po' di fortuna se vogliamo, ma lì Köller ha veramente sbagliato. Friuli, Stadio Friuli, squadre che entrano in campo, andiamo avanti e ci sarà il calcio d'inizio che lo dà l'Udinese. Sensini, Zico, mamma mia, che giocatore, D'Agostino, Junior e Zico, a confronto i due compagni di nazionale del Brasile dell'82, ancora il tiro qua, Sirigu, subito Udinese che si fa vedere, Pasquale Bruno, o Animal. Zaccarelli, mamma mia, Zac, si sgancia Lentini come seconda punta, Martin Vasquez mette questo pallone a Lentini che no, ci arriva, ma che gol ha fatto, che gol ha fatto Gigi, ma io ho detto palla persa, guardate, forse, vediamo, chiama al fuorigioco il centrale dell'Udinese, ma Gigi come si gira e insacca un importante pallone. Mamma mia, che gol! Sensini, Edinho, altro brasiliano 82, Janculoschi, Zaccarelli su di lui, allarga per Artur Coimbra, detto Zico, attenzione, Di Natale, mamma mia, attenzione, Di Natale, stop! E c'è il pareggio, e c'è il pareggio di Totò, chapeau, nulla da dire. Grande errore, qui in difesa. 1-1 con il gol di Totò Di Natale. Casagrande si riparte col pareggio. 1-1. Junior. Ancora Casagrande. Si imbecca ancora con Lentini. Stavolta anticipato, ma recupera per Alex Berenguer, rientrante. E poi qui sbaglia tutto Ansaldi. Janculoschi rilancia in avanti. In questa qualificazione di Coppa Italia direi che abbiamo fatto il toro in sé, ha fatto troppi pareggi. Questo sarebbe, se non sbaglio, il dodicesimo o l'undicesimo. È logico che poi diventa difficile. Paolo Poggi, attenzione. Pallone d'Helweg, ancora l'Udinese che avanza. Torino che cerca di chiudere. Cravero, calcio di rigore. L'anticipo su PES è considerato fallo. Boh, andiamo a vederlo insieme. Non so più cosa dire. Non ha allargato la spalla, ha fatto un po' ostruzione, ma secondo me è un rigore dubbio. Zico contro Sirigu. Attenzione. Parte Zico. È in sacco. Rigore molto discutibile, eh? Molto, rivediamo. Sì, ha messo un po' il corpo, forse un po' di ostruzione c'è stata. 2-1 Udinese nel giro di 2-3 minuti. Ed ora il Toro dovrà assolutamente almeno pareggiare. Leo Junior. Martin Vasquez. Alex Berenguer. Da questa parte per Ansaldi che sale. Molto bene Ansaldi. Tocca in direzione di Casagrande. Attenzione, però qui l'Udinese recupera. Paolo Poggi. Pronto a ripartire Paolino. Attenzione Totò Di Natale, subito raddoppiato stavolta bene, Benedetti, Zaccarelli, pallone, Martin Vasquez, parte il tiro, una gran parata, mamma mia, se non sbaglio Andanovic, mamma mia,
Grande Martin Vasquez. Ancora dalla bandierina, il Torino alla ricerca del pari. Palla in mezzo, libera l'Udinese. E arriva Totò Di Natale. Un motore da 1000 cavalli questo quest'uomo aveva. Attenzione che adesso sbaglia per Ansaldi, tocca per Lentini, il tiro e ancora Manovic dice di no, Jankulowski, Zico, riparte l'Udinese, D'Agostino, D'Agostino ancora, fa andare Zico, attenzione c'è troppo spiraglio qui, mamma mia Birov, Zico stavolta fermato ma recupera caparbiamente la palla, poi il toro qui, via via via, mamma mia ragazzi, c'è da sudare. Palla verso Renato Zaccarelli, campione d'Italia col toro di Pulici, Graziani, Castellini e gente varia. Di Natale ancora, pallone in avanti. L'Udinese è veramente forte. Attenzione, pallone Benedetti, Benedetti ferma tutto. Riparte il Torino, Martin Vasquez. Punta solo a Casagrande che si gira molto bene, avanza. Aspetta rinforzi, poi non riesce nel dribbling, Elveg lo ferma, trentesimo, 2-1 Udinese, ripeto un rigore abbastanza discutibile, eh? Comunque, attenzione al buco qua in mezzo, non capisco perché si crea sto buco, mamma mia che mischia ragazzi, che mischia, Zaccarelli ora che lancia, bella la palla, oh, grande qui. Giocatore dell'Udinese, il centrale a fermare il lancio lungo. Ancora Elberg, attenzione, ancora Udinese in avanti. D'Agostino, pallone d'altra parte per Muntari. Poi ancora Zico, ancora Di Natale, mamma mia. Con Benedetti, poi Di Natale prova il tiro. Palla che rimbalza su Birro, fin tiro, la palla in angolo. Grandissima Udinese, non c'è niente da dire. Grande squadra qua. Noi stiamo dormendo in piedi, e vabbè. Se è destino che perdiamo, perdiamo. Palla in mezzo, Berenguer salta molto bene. Lentini che va a raccogliere la palla. E ferma, grandissimo Gigi, ma poi recuperato da Jankulowski. Leo Giugno, ancora c'è una mischia. Molte mischie in questa partita. Attenzione a Biro! Meno male che l'ha colpita male. Torino che deve uscire da questo guscio. Pasquale Bruno. Dobbiamo ragionarlo. Il pareggio, lancio in avanti per Zaccarelli, fa andare Lentini che si sposta bene, tocca male per Zico, recupera Muntari, Birov, Zico, mamma, guardate che roba, fortissimo, ancora Birov, mette in mezzo, attenzione, Cravero, bravissimo, Alex Berenguer, fa andare da questa parte, ancora Martin Vasquez, chiama sulla fascia Ansaldi, Udinese che sale molto bene, Ansaldi tocca in direzione verso questa parte, verso il Casagrande, poi Martin Vasquez, parte il tiro, palla fuori di poco, mamma mia. Guardate come sale bene l'Udinese, ti mette sempre il fuorigioco, eh? Sensini. Edinho. È una sconfitta che può pesare, perché se dietro vincono, signori, si accorcia di non poco la classifica per maturare la certezza di andare sulla griglia di Coppa Italia, attenzione ancora Benedetti, poi palla ancora Zico, dall'altra parte Jankulowski, Jankulowski, attenzione, mette in mezzo Benedetti, mamma mia, arriva prima il giocatore dell'Atalanta, sì, dell'Udinese, e si riparte, secondo tempo, subito, andiamo, senza perdere troppo tempo, perché sennò mi vengono troppo lunghi i download, e io ho una connessione che spesso si interrompono, purtroppo è così, Benedetti. Alex Berenguer, Leo Junior, pallone a Zaccarelli ancora, manovra verso Pasquale Bruno, c'è dall'altra parte Lentini che va, servito male, recupera Zico, D'Agostino, Elveg, che squadra, potrebbe vincere lo scudetto una squadra così oggi, Zico, Zico, sbaglia tutto, riparte, grande partita di Benedetti, migliore in campo per adesso. Insieme a Martin Vasquez che dà sempre palloni molto affilati. Edinho, mamma mia, Zico, i due compagni di nazionale manovrano. Jankulowski, attenzione, palla dall'altra parte, Birov, Oliver Birov, attenzione a Totò Di Natale. Mamma, guardate che giocatori.
Che scambi, non c'è nulla da dire. Udinese sta meritando il vantaggio. Ansaldi. Pallone d'Alex Berenguer. Poi sbaglia tutto, ancora Casagrande che la recupera, poi Berenguer ancora, Casagrande, bella la manovra del Toro ora. Avvolgente, e Leo Junior che adesso proverà a salire, e così è, pallone in mezzo ancora Gigi Lentini, tocca per Martin Vasquez, parte il tiro, mamma mia, la classe non è acqua, gran tiro a fil di palo, e De Santis, scusate, non è Handanovic, scusatemi, Sensini, matureremo la terza o quarta sconfitta di questo campionato, campionato veramente a livello, campionato a livello di qualificazione, perché qui chi arriva primo non vince un bel niente, è solo una qualificazione questa. Montari tocca all'indietro, Edinho, Torino che sembra rinunciare a giocare, questo mi sta facendo incazzare, non poco, attenzione in avanti, Cravero. Niente, oggi non c'è neanche Roberto Cravero, non c'è. Zico batterà il calcio di d'angolo, mette in mezzo il pallone, ancora colpo di testa, meno male della palla, va fuori. Adesso proviamo a far giocare tutti, vedete che tolgo via i triangolini sotto, così siamo un po' più liberi. Perché non sempre serve dare i ruoli, delle volte è meglio giocare tutti liberi, tanto se sei in attacco sanno quello che devono fare. Zaccarelli, pallone per Pasquale Bruno, adesso dovrebbe un po' crederci di più sto animale, salire come sta facendo ora, e andiamo Pasquale, la mette in mezzo, mamma mia, anticipato, ancora pallone, attenzione a Leo Junior, lo stop, parte il tiro, diciamo che un 40% meriteremo il pareggio, però l'Udinese è stata messa bene in campo, scelti dei giocatori per questa partita davvero straordinari. Sensini, ex Parma, Elveg, pallone, ancora Zico, ferma tutto Leo Junior, poi recupera Casagrande che adesso lancia Gigi Lentini, attenzione, Gigi fermato, niente da fare, non si passa. Pallone a Biroff, grande sponda per Muntari che ha giocato nel Milan, nell'Inter. Muntari ancora ad Agostino, ex Verona lui, eh. Pallone a Zico, sbagliato, recupera Berenguer, attenzione, pallone da questa parte. Ancora il Toro che manovra molto bene stavolta. Viene fermato con un leggero fallo Lentini, eh. Vabbè, andiamo avanti. Ancora Biroff, recuperato da un ottimo Zaccarelli. Andiamo, vai Pasquale, sali, senza paura. Palla lunga, niente da fare, si sbaglia. Andiamo avanti. Di Natale, Totò, bravissimi, lo fermiamo molto bene. Poi ancora il Toro che si gira molto bene a centrocampo. Adesso cerca di manovrare Casagrande, la tiene, si gira, mezza palla di Veronica, pallone a Junior, Leo Junior, tocca in direzione di Pasquale Bruno, aspetta qualche movimento che non avviene, adesso sì, pallone a Casagrande, parte il tiro, esterno della rete. Purtroppo ragazzi, quando le partite girano così tu le perdi, qui non è lo script, è proprio che l'Udinese è veramente forte. Jan Kulowski, grandissima squadra e merita di andare in Coppa Italia senza preliminari. Sensini, pallone a questa parte, Edinho, lanci in avanti, arriva, Ansaldi, senza un domani, spazza via come se stessimo vincendo, pallone in avanti, adesso devi andarla a recuperare. Zico, mamma mia, lezione di calcio oggi, c'è niente da dire, pallone calciato adesso, ancora Ansaldi che non ne ha più, ma noi continuiamo a farlo giocare. Ancora Ansaldi da questa parte, tocca per Leo Junior, manda in avanti ancora Zaccarelli, alla ricerca del pareggio il Toro, attenzione, Gigi Lentini, Gigi Lentini, parte il tiro, e ancora, mamma mia, niente da fare. Udinese che sta collezionando una vittoria importantissima. Edinho contro una diretta concorrente per i primi 8 posti che darebbero la Coppa Italia matematica. Elveg. Niente, non gliela prendi ragazzi, sono troppo forti.
Però il Toro non ha fatto una bruttissima partita, forse con un po' più di attenzione. Attenzione, Gigi Lentini adesso se la allunga. E Dino De Santis. Di Natale, bravo Cravero, ma c'è Elveg. Mamma mia, niente da fare ragazzi, abbiamo perso. Boh, è andata così e... Udinese vince. E vince l'Udinese, 2-1. Andiamo avanti. Andiamo a vederci i risultati delle altre partite. Cagliari-Napoli 0-1, Verona-Lazio 0-1, Juventus-Crotone 5-3, Udinese-2-Torino 1, Benevento-0-Roma 2, Spezia-Milan 0-2, Parma-Sampdoria 4-2, l'Inter ne rifila 4 a Sassuolo, Genoa-3-Bologna 1, Atalanta-Fiorentina 1-0. Andiamo a vedere la classifica e con questa sconfitta siamo scesi al quinto posto. Bisogna fare molta attenzione perché ci sono più 3 punti dal Bologna, 4 punti dal Verona. Il Genoa per adesso non preoccupa. E niente, ragazzi, siamo giunti così. È sempre una sfida ormai così, per metafora, per il primo posto tra Juve e Inter. Classico, classico. Se non c'è l'Inter c'è il Milan, se non c'è il Milan c'è il Napoli, se non c'è il Napoli c'è la Roma. È sempre così. E niente ragazzi, andiamo avanti, prossima partita. Ecco, questa la farò in modalità allenatore, perché farò giocare lui, poi vabbè, con la Roma, altro scontro diretto che dovremmo cercare assolutamente di vincere. Si avvicina alla fine, piano piano. Bene, ragazzi, questo è tutto, io vi saluto e godetevi anche la Master League, è molto interessante. Ciao ciao.